Una mamma teneva una figlia e non la poteva sposare. Io parlo proprio come Sì, persona. Candelese, certo. Non la poteva sposare perché dice che era cannaruta. Allora, c'è un uoglione di Saxino, figlio di cannaruta, no, non si può sposare. Se no, te ne carichiamo, me la piglia e la giusti. Vabbè, si sono sposate tutte. La mattina, questa lì, una pia si è staccata la carne, ha fatto il suo. E quella faceva carne non mi inganna, questa mia sogra e quella mia mamma fa massaggiare si sa brusare. Carne non mi inganna, questa mia sogra e quella mia mamma fa massaggiare mo che ci può sta salsa. Alla fine si è frenuta la carne e tornata all'umorito la sera, dice: beh, piglia la pasta, piglia la carne. Marito mio, non sai che è successo, che è successo? È trasuta una gatta e mi ha mandato la tia alla capsula. E ha fatto una tavola al ruolo, senza carne. Lì hanno perso la stessa storia. Carne non mi inganna, questa mia sogra e quella mia mamma. Il marito dice, ma facciamo la frenuta, pigliamo la capuzza. E pigliano la capuzza. Dice, però portala al forno. E lei ha pigliato quando venghi. Lei è uscita a pigliare, si è fermata, si è mangiata la lenca, si è mangiata le celebra, si è mangiato l'uocce, il mascello. Quando è uscita la casa, il Maurizio ha mangiato il patate, ma migliore mia, piglia la capuzza. L'ha pigliata, oh, migliore mia e la lenca. Oh, marito mio, quella l'hanno accesa perché era mupa. Ah, e l'uocce? L'hanno accesa perché era cicata. Il celebre, e l'hanno accesa perché era paccia. Ah, beh, allora mo mandano alla pecora, che era paccia, cicata. L'hanno posto la pelle della pecora in cuore e ci avrete santa ragione, clara ragione. Scappando la mamma, mamma apre, che è successo? Dice, marito, mamma ha dato clara ragione e torna a casa.